Mi accorgo se anche io ho la genetica GNA e come fare per averla? La genetica GNA bisognerebbe prima spiegare cos'è. Vedete i messaggi, leggete i messaggi nel sito di Giorgio Bongiovanni sulla genetica GNA. GNA è la genetica cosmica, la genetica destinata a ereditare la nuova società che sorgerà dopo di questa. Perché questa è destinata a cadere, sta cadendo, no? Lo vedete? Rovinosamente. Quindi la genetica GNA, in termini teologici, potremmo chiamarla, passatemi, la genetica della redenzione. Ecco, i redenti sono coloro che possiedono la GNA, oppure sono proprio extraterrestri in missione sulla Terra. La GNA, questa genetica, diciamo così, più o meno incorruttibile, cioè chi porta questa genetica, lo si capisce, e qui ti rispondo, lo si capisce da come si comporta. Non è in grado in nessun modo di integrarsi in questa società nefasta. Non ce la fa ad integrarsi, perché quella genetica porta in sé dei valori e produce e alimenta dei valori universali che non combaciano con i valori di questa società materialista. È superficiale, è sciatta, ok? Non coincidono, non combaciano, e quindi sei un disadattato in questa società. Male che vada, chi porta la GNA, male che vada, diventano grandi artisti che però sono suicidi, cioè si autodistruggono nella loro vita perché vogliono, non si accontentano, non si integrano, e quindi è come un suicidio nel vero senso della parola, cioè anche se non è immediato, è lento, graduale nel tempo, attraverso sostanze, attraverso una condotta di vita sregolata, è un volersene andare da qui. Ecco, non si integrano, nel peggiore dei casi, diciamo tra i casi peggiori. Peggiore c'è anche di peggio, ma lasciamo perdere adesso. Nel migliore dei casi, invece, diventa chi ha questa portante genetica, diventa una guida degli altri, quindi un divulgatore, una persona che si occupa del bene del prossimo in maniera attiva, che non riesce a fare a meno di occuparsi del bene del prossimo, che non riesce ad accettare le ingiustizie e quindi lotta per valori sociali. Non è detto, e anzi, probabilmente in moltissimi casi non è nemmeno a conoscenza della realtà extraterrestre. Se ne frega, pure se è lui un extraterrestre o lei un extraterrestre incarnato sulla Terra, magari non ha mai sentito parlare di extraterrestri o non se ne è mai interessato, però porta i valori di quella genetica extraterrestre, una genetica cosmica, e li esprime, non può fare a meno di esprimerli. Quindi si trova in tutti i modi, si trova gli elementi per produrre situazioni positive, per dinamizzare dove le situazioni ristagnano, per vincere le ingiustizie, per prendersi cura dei più deboli, dei bisognosi, per divulgare le grandi verità scomode, quindi anche a livello di magari di giornalismo, cioè, la genetica GNA si vede da questo, dalle azioni. Non puoi fare le analisi del sangue e sì, questa è la GNA. No, non funziona così. Gli extraterrestri po possono farlo, hanno capacità tecnologiche per capirlo anche dall'analisi biopsicofisica, chi è che ha o non ha la genetica GNA. Noi lo capiamo dai comportamenti, dai loro frutti li conoscerete. Un albero buono non può dare frutti cattivi, un albero cattivo non può dare frutti buoni. Ecco come fare per averla. Se non hai la genetica GNA, puoi predisporti ad averla. Quindi la risposta è sempre la stessa. Ama il prossimo tuo come te stesso.